E buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante, anche piuttosto recente, che vuole valutare il mondo dell'online, quindi le sedute psicologiche e il mental training online. Ovviamente il mental training online è una tipologia di relazione, di aiuto psicologico che viene fatto attraverso le piattaforme in internet. Per molte persone questa modalità, questa formula online viene percepita un po' come strana, come inefficace, qualcuno dice poco funzionale. Eppure pensate che lo sviluppo dei recenti eventi, delle ricerche e della scienza comunicano il contrario. Le ricerche statistiche che sono cresciute tantissimo negli ultimi mesi, proprio in funzione del lockdown, evidenziano che in Europa attualmente il 40% delle sedute avviene online. Io stesso utilizzo la modalità online parecchio e ho clienti in varie città, regioni d'Italia e all'estero, in quanto sarebbe molto difficile potersi vedere con regolarità settimanale. E al di là del lockdown e delle problematiche Covid, a oggi manteniamo questo tipo di lavoro. Ma nonostante questo dato percentuale molto alto, il dubbio più diffuso e riportato dai clienti all'inizio delle sessioni online riguarda la veridicità della relazione. Si chiedono: ma è veramente reale, è veramente efficace, così vera come se la facessimo in un contesto di uno studio a contatto? Perché il cliente teme che non si possa instaurare una relazione vera in quanto manca l'aspetto del rapporto ravvicinato. In realtà il professionista, lo psicologo, il mental trainer, il counselor che si occupa di relazioni d'aiuto ha molti strumenti per raccogliere informazioni sulla persona che vede in webcam. Alcuni strumenti sono esattamente gli stessi che usiamo durante le sedute dove c'è il contatto e sono l'arte di fare domande, l'ascolto attivo, l'empatia, l'osservare i movimenti, la gestualità e anche se l'interazione è veicolata dallo schermo, il cliente fa trasparire in modalità rilevabile la sua postura, le espressioni, il ritmo respiratorio, il tono, il timbro di voce e anche i tempi di latenza nel dare eventuali risposte a domande o a eseguire compiti che molte volte vengono dispensati durante una seduta psicologica. Quindi ci sono molti elementi importanti che permettono al mental trainer di raccogliere numerose informazioni. Potrei dire quindi con tranquillità che a poco anche il cliente stesso si rende conto che le diffidenze e le eventuali resistenze iniziali esistevano solo perché non erano abituati, era ovviamente una cosa nuova e come tutte le cose nuove magari si inizia con un po' di diffidenza e poi si passa mano a mano a viverle con più tranquillità. Ora voglio parlarvi dei vantaggi dell'online, oltre che a motivarne le ragioni. I vantaggi sono numerosi, uno dei primi è l'accessibilità. Se ovviamente un soggetto, un cliente ha inquadrato un mental trainer, un laureato in psicologia che suscita fiducia e che ritiene sia valido per la propria persona, ma che non riceve in uno studio fisicamente vicino, oppure il soggetto ha difficoltà di trasporto, spostamenti, si potrà facilmente accedere alle consulenze tramite le modalità online. Quindi è un qualcosa che a questo punto limita e elimina i problemi e facilita l'accessibilità. Un altro vantaggio è il risparmio, risparmio di tempo, risparmio di denaro. Quindi le sessioni di mental training online, siccome non comportano uno spostamento, permettono di risparmiare tempo e denaro. Quindi se una persona svolge un lavoro impegnativo, ha poco tempo, non si può spostare da casa o si sposta continuamente per lavoro, potrà scegliere di sviluppare comunque delle sedute in modo semplice, addirittura oltre che dalla propria abitazione, anche magari in una camera di albergo. Io ho avuto dei clienti che
per lavoro si spostavano continuamente e la sera, a fine della giornata lavorativa, nella loro camera di albergo, sviluppavamo il collegamento e sviluppavamo la seduta tranquillamente. Un altro vantaggio è la continuità, quindi seguendo i concetti del punto precedentemente espresso, è ovvio che indipendentemente da dove una persona si trova, si potranno continuare le sessioni senza doverle interrompere, senza dover spostare gli appuntamenti per questioni magari di traffico, la macchina bloccata oppure trasferte improvvise, quindi ci si può affidare la continuità ancora di più. Poi c'è una sorta di comodità ed elasticità. Un vantaggio è sicuramente, ripeto, la comodità, infatti con le sedute online. Ci si può contattare, ci si può collegare con il professionista trovandosi anche proprio a casa, a proprio agio, in un ambiente comodo, volendo anche in ciabatte e in pantaloncino corto. E quindi se si è costretti a rimanere a casa o si è avuto un imprevisto, si potrà comunque fare la seduta e a questo punto il mental trainer è a disposizione. Poi c'è ovviamente un altro elemento fondamentale, c'è la riservatezza. Cioè un elemento di base è che nessuno oltre al professionista durante le sessioni online ti vedrà. Il cliente è nella sua privacy, quindi si potrà parlare dei propri problemi intimi anche e sperimentare anche tecniche adatte. Io faccio tranquillamente tecniche di rilassamento, training autogeno, ipnorilassamento online e lo si fa in completa riservatezza e sicurezza. Ricordo anche che ovviamente il lavoro del mental trainer, della psicologia, è protetto dal segreto professionale. E quindi arriviamo a un altro elemento, ma il mental training online è efficace? Ovviamente sì. Pensate che all'inizio erano proprio gli psicologi a chiedersi se offrire prestazioni via internet online fosse etico ed efficace. Queste domande hanno stimolato i ricercatori a sviluppare diversi studi e ora ti presento gli studi più significativi. Uno studio del 2014, pubblicato sul Journal of Affective Disorders, ha rilevato che il trattamento online era altrettanto efficace del trattamento faccia a faccia per la depressione. Un altro studio, sempre del 2014, pubblicato sul Behavior Research and Therapy, ha rilevato che la terapia cognitivo-comportamentale online era efficace nel trattamento dei disturbi d'ansia e il trattamento è stato conveniente e i miglioramenti positivi sono stati mantenuti nel follow-up di un anno. Uno studio addirittura più recente, del 2018, pubblicato sul Journal of Physiological Disorder, ha rilevato che la terapia cognitivo-comportamentale online è un approccio efficace, accettabile e pratico. Lo studio ha scoperto inoltre che la terapia comportamentale cognitiva online era altrettanto efficace del trattamento faccia a faccia per la depressione maggiore. Per il disturbo di panico, per il disturbo d'ansia sociale e anche per il disturbo d'ansia generalizzato. Quindi tutto questo fa capire quanto sia efficace. Ma vi porto a uno studio del 2019, effettuato su 480 persone seguite attraverso l'approccio del mental training e del counseling psicologico online. Questo studio ha dimostrato che il mental training digitale è un approccio potenzialmente efficace per la riduzione dello stress, il superamento di fasi di disagio, aumento dell'autostima, eliminazione di comportamenti disfunzionali, soprattutto negli adulti ma anche negli adolescenti. Altre tematiche che possono essere trattate con il mental training online sono l'insonnia, per esempio, i comportamenti alimentari disequilibrati, scorretti, le difficoltà relazionali familiari. Io seguo in mediazione familiare parecchie situazioni, anche ovviamente difficoltà relazionali interpersonali. Lo stress lavorativo, si possono affrontare online con il mental training le difficoltà nell'affrontare anche un lutto.
Inoltre si ottengono anche risultati interessanti nella riduzione di ansia, giustamente, e nel miglioramento anche di performance sportive, performance lavorative e performance scolastiche. Seguo atleti, essendo laureato anche in scienze motorie, oltre che in psicologia, con il mental training sportivo e con l'approccio ovviamente della psicologia dello sport. E questo lo faccio online. Ma quando è sconsigliato invece il mental training online? Bisogna dire anche quando non va bene. Quindi ci sono situazioni in cui il mental training online, come anche quello comunque in studio, è da evitare. Se il soggetto ha un disturbo clinico grave, da richiedere ovviamente il coinvolgimento di figure sanitarie specifiche, il mental training finisce la sua presenza, né online né in studio. Se è affetto da disturbi psichiatrici, quindi l'aspetto ovviamente delle famose psicosi, schizofrenia e quant'altro, in cui ovviamente l'esame di realtà è compromesso, il mental training in generale proprio non è da proporre e tantomeno da applicare online. Desidero a questo punto concludere questo mio video facendo presente che esiste anche un altro fattore, il fattore della preferenza individuale. Ogni mental trainer professionista ha caratteristiche soggettive, quindi ognuno di noi ha una sua peculiarità. Non è possibile essere adatti, funzionali e piacere a tutti. Quindi il mental training è funzionale ed efficace indipendentemente che si svolga faccia a faccia o meno. Se alla persona però piace questo approccio e ovviamente se si trova a suo agio con il professionista. Se invece il soggetto non ha un buon motivo per iniziare, non è collaborativo e non si instaura un rapporto di compliance tra cliente e operatore, è ovvio che il problema non è il mental training online, il problema è ben altro. Il problema sono le caratteristiche della situazione e l'approccio non collaborativo del soggetto. Bene, detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro di avervi dato qualche spunto di riflessione sui vantaggi dell'online e con questo video spero anche di avere dissipato i timori di alcune persone che ancora non si fidano dell'online o di professionisti che sono un po' titubanti in questo approccio. Vi ringrazio e vi aspetto per prossimi video e buona vita a tutti.